the eggs for 20 days, then in about 25 days the baby can exit from the nest, and then we separated them from the mother because they are territorial. You know that they live only 5 years, more or less, not so long time. Qui c'è, ragazzi, avete visto che c'è una pallina bianca lì e una colibrì seduta nel nido? La vedete, ragazzi? Vai un po' più vicino. È volata. Ho capito. Vedi, lì c'è un nido. Dentro il nido cosa c'è? Chi vede cosa c'è? Le uova. Ci sono due uova di colibri, sono vere, e la mamma le sta covando adesso, va bene? Quindi fra poco chi nascerà? I? I pulcini, piccoli colibri. Bravi, ragazzi. Ecco, guardate come vola, guardatela bene, ragazzi. Andate anche da davanti se non vedete bene col riflesso. Dove sta il signore? Che così si vede meglio. E guardate bene i colibri come vola, che è molto importante, Ah, qui si vede ancora più meglio. Ecco. L'importante è che veda. È già un punto avanti, Allora, sorry, è il pass. Allora, adesso andremo. Buongiorno anche a voi. Allora, io sto facendo la sarà un po' più lunga. Voi siete arrivati adesso, avete perso questa parte, ve la farò dopo, non vi preoccupate, seguite il gruppo senza stare da soli a aspettare. Andiamo alla prossima. Le banane. Accomodatevi. Okay, so now I speak in English before. So here you can see different tropical birds. They are not hummingbirds, as you see. They are very different. Venite, ragazzi, venite. As you see over there, there are two bees, Horacio and Olivia. They are a mix of a Canadian goose and a European goose. There are two peacocks from India originally, but they were born in Italy. And over there are two crowned cranes from Africa, from Uganda and Kenya. There are also some ducks over there next to the lake, and they come from tropical countries, but originally all of them were born in Italy, okay? All of them. And there, in the other side, there is a pelican. She's a female, like the pelican. She has a long, long beak and a yellow bag under the beak that can contain like 10 liters of water. She's intended to fly because she was born in captivity. So the mother didn't touch her to fly because, you know, they have to run a long time for taking the wind. But she can, so sometimes she's over there and she cries, no? She cries very, but she can. Allora, quello che vedete qua, allora, guardiamo quello bianco, che cos'è? Chi dei piccoli lo sa? Un pelicano. Ecco, quello più grande, bravo! Un pelicano della varietà comune, origine Asia-Africa. Qual è la particolarità del pelicano? Che ha il becco lungo? Orazio! Olivia, cosa c'è? Dai, andiamo di là, correre, ragazzi, via. Allora, la particolarità del pelicano qual è? Che ha il becco molto lungo e ha una sacca gialla sotto il becco, che la parte sotto è la... Non mangiarli, sai, che sacca da me vuoi. Sotto del becco quando pesca, fino a contenere 10 litri di pesce. Chi l'ha visto in qualche film? Non era quello. La pubblicità, meglio che niente. Con quel becco grande, va bene? Queste due che cosa sono, ragazzi? Ma noi cigni, dai, sono bianchi. Queste sono le rocce, sono le oche. Sono Orazio, con quella che era sul becco, e Olivia. Sono un incrocio tra l'oca canadese e l'oca europea. Ma non è tua la macchina, no? Poi ci sono, là in fondo, vedete questo con la coda lunga? Dove? Sì, due pavoni. Due pavoni originari dell'India. E poi ci sono degli uccelli grandi che sono lì dietro con il ciuffo in testa. Vedete? Sono le gru coronate, originarie dell'Africa, Uganda e Kenya. Una serie di anatre tropicali di origine che stanno vicino all'acqua. Allora, non abbiate paura, non fanno male.
Chi è? No, dove si mette nel becco quello là? Allora, venite, seguiamo le occhi, andiamo un po' avanti, che andiamo in fondo. Venite, ragazzi, venite. Orazio, non mangiare i piedi. Vorrebbero le scarpe anche loro, sai? Non avete paura. Non mangiare le scarpe, sono sue, sai? Non è tuo. Orazio! Via, via, via. Aspetta. Orazio, di qua. Dai, dai, sciocco che sei. Vicino ai piccoli. Ecco. Brava Olivia, vai di là anche tu con lui. Brava. Lasciatelo passare, non abbiate paura, non fa niente. Allora, ma chi c'è, ragazzi? Cos'è quella cosa lì? Chi lo conosce quella cosa lì? Un pappagallo. Si chiama Tony. È un cacatù alba, per la precisione. Sorry, one minute. Orazio! È vicino, è vicino. Così. Ma cosa andiamo a vedere? Ma andiamo a vedere cosa è? Adesso facciamo il giro. Allora, in fondo, poi come vedete bene, ma dopo vedrete, c'è un cacatù alba, un pappagallo originario dell'Australia, però è nato in Italia, è nato in allevamento. Sapete, ragazzi, che Tony sa dire anche ciao, e se vuole, quindi se volete provate a salutarla e vedete se risponde. Ciao, ciao. Tony è stata allevata da due persone che le hanno insegnato a ripetere alcune parole. Ciao! Ma questi signori hanno avuto una figlia, Tony è caduta in depressione, era gelosa delle attenzioni date alla bambina e non mangiava più e non parlava più. Per questo motivo ora è qua, perché l'hanno affidata a noi. Tony ha 16 anni, ma la vita media di un